Rispetto alle attese della Juve c'è Birindelli anziché Pessotto, Milan con Gattuso e De Ascentis in luogo di Serginio e Ambrosini, Tesi, Zaccheroni e Ancelotti, rientra nel Milan Boban, Juve subito in avanti pericolosamente con Del Piero, che fin dalle prime battute dimostra di essere particolarmente ispirato. Su angolo un grande pericolo, il colpo di testa è di Ferrara, Abbiati che si rifugia in calcio d'angolo. E tutta Juve nella fase iniziale della partita. Ancora la buona combinazione, si inserisce Tacchinardi, suo sinistro, la parata di Abbiati. Insiste ancora la Juve, Zidane finisce a terra, l'azione comunque prosegue. C'è Del Piero che tocca ancora per il traversone, Inzaghi ha anticipato il momento del tiro da Maldini. Era partita molto intensa, ben giocata, ancora su angolo, il colpo di testa di Ferrara, il palo esterno, la palla fuori. Si scuote il Milan al 20esimo, la prima azione dei rossoneri, il pallone arriva a Weah, aggancio in area, tentativo di cross, ribattuto il primo tentativo, ancora Weah, il cross, colpo di testa di Sala, palo e il pallone carambola su Zidane e il Milan è in vantaggio, in modo assolutamente inatteso, rivediamo Sala, colpo di testa, sfortunato Zinedine Zidane, 1-0 per il Milan che passa in vantaggio alla prima azione. Immediata la reazione juventina, colpo di testa di Conte su punizione di Del Piero e 1-1, gol sul primo palo, sfiora senza trattenere Abbiati, rivediamo la punizione di Del Piero, il colpo di testa di Conte, Abbiati un po' in ritardo, 1-1. Ancora il Milan in avanti, in questa azione protesta Birov, la partita la fa la Juventus ma nella fase finale del primo tempo c'è qualche opportunità per il Milan che nasce però quasi sempre in maniera occasionale, qui Birov butta fuori da posizione vantaggiosa, ancora Birov alla conclusione, facile l'intervento di Van der Sar, finisce 1-1 il primo tempo ma è un risultato che sta stretto alla Juventus. Juventus che parte di gran carriera anche nella ripresa, serie di angoli, succede di tutto in area rossonera, ma il Milan tenta di resistere coi denti. Del Piero, ancora Del Piero, vede lo scatto di Inzaghi, lo serve, tocco di Inzaghi con il sinistro, fuori dalla portata di Abbiati e la Juve è in vantaggio, 2-1, vedete Del Piero che si complimenta probabilmente con se stesso. Bello il suo suggerimento per Inzaghi che batte con il sinistro, vedete il pallone si alza proprio al momento della battuta, sfiora anche in questo caso Abbiati ma nulla può. Insiste la Juve, angolo ancora di Del Piero, fioccano le occasioni per i bianconeri che continuano a giocare con estrema determinazione. Costa Curta fuori, dentro Ayala nel Milan, un Milan che praticamente ha assistito alla partita impotente fino a questo momento, ancora Zinedine Zidane. Converge molto bene, Del Piero si libera stupendamente, destro, Abbiati stavolta c'è, tenta di correre ai ripari Zaccheroni, dentro Serginho al posto di Gattuso, proprio Serginho tenta di dare vivacità alla manovra rossonera, viene comunque fermato dalla retroguardia bianconera e la Juventus sempre in avanti, intanto Birindelli lascia il posto a Pessotto. Ancora una punizione di Del Piero, Abbiati in calcio d'angolo, il risultato è sempre di 2-1 a favore della Juventus, è un risultato che indubbiamente non fotografa bene la situazione, ancora Del Piero in cross, arriva con leggero ritardo Inzaghi. Nel finale il Milan prova a farsi vedere ma le azioni di attacco sono farraginose, lavoro di ordinaria amministrazione per Van der Sar, prova anche la carta Leonardo al posto di Boban, spento Zaccheroni, ancora la Juventus, sono 3 minuti di recupero, confusione in area rossonera, Maldini impegna il proprio portiere Abbiati e poi Albertini pesca in profondità un suggerimento e Van der Sar è bravo a chiudere su Birov, occasione gol per il Milan nel tempo del recupero ma non è ancora finita perché la Juve si proietta in avanti, c'è Tacchinardi che ha fatto questo suggerimento e Kovacevic da poco entrato segna il gol del 3-1, è un risultato che ci sta tutto a favore della Juventus, vedete l'esultanza di Darko Kovacevic. Una Juventus pimpante, motivatissima, un Milan inferiore alle attese. Rivediamo ancora il bel gol di Darko Kovacevic per il 3-1 a favore della Juventus. Una classifica che ora si configura così. La Juventus raggiunge la Lazio in vetta alla classifica, quota 21. Domenica ci sarà lo scontro diretto.
quindi la Roma a 19, il Parma a quota 18, Milan e Inter a quota 17. Sei delle sette grandi sorelle racchiuse in vetta nello spazio di 4 punti. L'Udinese a guidare il gruppo delle inseguitrici a quota 15, quindi il Torino a 14, Bologna, Fiorentina e Perugia a 13, Lecce, Bari a 11, Regina a 10, quindi Verona, Piacenza, Venezia e Cagliari a chiudere la fila.